Si aprono i giochi per il Quirinale. Dopo la prima votazione, nulla di fatto per Franco Marini, l'ex presidente del Senato, appoggiato dalla maggioranza del Parlamento. C'è stata una discussione vera, un confronto vero, un confronto vero e serio, ma io guardo alla giornata con fiducia, quindi andrò, io voterò Marini. Ma noi abbiamo sentito diversi che non lo voteranno, tipo la Puppato, Pippo Scivati, Mucchetti indeciso, non ha voluto svelare. Ieri c'è stata una decisione a maggioranza, una votazione nei gruppi parlamentari, quindi io mi aspetto che poi diciamo questa decisione venga rispettata. Io ho votato Franco Marini, sono molto soddisfatto di averlo votato perché è una persona per bene. Ha visto aria di accordo oppure... Ma sa, nel segreto dell'urna tutto può cadere. Speriamo di no, speriamo che prevalga il buon senso. Grazie. Abbiamo votato con spirito di coalizione Marini, ma adempiuto a questo obbligo di responsabilità perché l'Italia ha bisogno non di giochi di palazzo ma di un presidente. C'è stato un accordo politico, un presidente che unisca l'Italia e gli italiani, per cui noi andiamo avanti su questo. Poi non è un problema, voglio dire, che possiamo risolvere noi, le liti e le divisioni all'interno del Partito Democratico. La decisione del Partito Democratico di votare Marini ha però provocato l'ira dei Giovani Democratici, di SEL e dei 5 Stelle, che hanno presidiato la piazza protestando a gran voce. Alcuni parlamentari del movimento si sono più volte recati a parlare con loro. Ragazzi, no all'abbraccio mortale col caimano, guardate. Esattamente questa la realtà, esattamente questa. Non tutto il PD ha seguito la linea del segretario Bersani. Io credo che ognuno di noi debba votare secondo coscienza. Ho atteso sino a ieri per conoscere l'indicazione del segretario del Partito Democratico. Per rispetto alle sue indicazioni non ho detto una parola prima, ma successivamente ho pensato che Stefano Rodotà, essendoci in questo momento due candidature, rappresenta l'unità del Paese rispetto all'altra candidatura, rappresenta il futuro, rappresenta metodi di lavoro nuovi, mentre con grande rispetto Franco Marini rappresenta il passato e la politica del Novecento. Il voto dei grillini invece è andato al candidato delle Quirinali, Stefano Rodotà. Oggi è un giorno straordinario per cambiare. Il cambiamento porta fiducia, porta rinnovamento, porta felicità nel Paese e i deputati del PD, se oggi non votano Rodotà, dovranno prendersi le responsabilità davanti a tutti, prima i loro elettori che ancora credevano in loro nella buona fede massima. Anche i voti di SEL convergono sul nome di Rodotà. Sinistra Ecologia e Libertà ha scelto di votare all'unanimità per Rodotà fin dalla prima votazione. Mi pare di capire dalla discussione che ieri si è tenuta nei gruppi congiunti che la frammentazione anche interna al PD rende forse un po' complicata l'ipotesi che un presidente venga eletto a primo scrutinio. C'è una dialettica forte nella coalizione, c'è perché abbiamo giudicato questa scelta, al di là delle qualità di Franco Marini che nessuno ha mai messo in discussione, abbiamo però giudicato questa scelta sbagliata. Ci sembra che dia al Paese l'immagine di una politica che riproduce vecchi riti e che sembra rinchiudersi, diciamo, dentro un meccanismo di autotutela. Ci sono scelte migliori, c'erano scelte migliori, c'erano metodi migliori. Quella di Rodotà è certamente una scelta migliore, noi la praticheremo fin dalla prima votazione. Ora, per le prossime votazioni, il fronte PD-PDL è orientato a votare scheda bianca, in attesa che si abbassi il quorum, tenendo ben presente, come ricorda Giancarlo Galan, cosa significhi per i democratici il rischio di un fallimento dalle urne. Se riescono a mandare a monte una intesa di questo genere, nell'interesse dell'Italia, in questo momento, vuol dire che il PD non esiste più.